Wow, 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 ma siete scemi nel cervello! Croft, corri, corri veloce! Scappa, tizio! Tizio, scappa! Salve a tutti, sono NerdGamer e bentornati su Shadow of the Tomb Raider. Allora, dopo la morte di Unuratu avvenuta alla fine dello scorso episodio, il potere passa nelle mani del figlio e la Croft così decide quindi di andare a cercare lo skin altrove, ma si sa che la sfiga è sempre in agguato e quindi ci troveremo a dover affrontare gli uomini della Trinità. E preparatevi per vedere una Lara Croft incazzata come non l'avete mai vista, quindi buona visione! Lo scrigno ti tenterà. Resiste. Oh, lo dobbiamo trovare noi adesso, nel senso della parola? Siamo noi a crearci il destino. E se ne va anche lei. Ma Croft, porti sfiga, sei peggio della Fletcher. Santo cielo. Oh, qualunque veicolo, velivolo, mezzo di trasporto su cui lei sale o precipita, esplode, gli succede di tutto. Mai andare in auto con la Croft, o in aereo, o in treno. Vedrai. Cioè, neanche in bicicletta, porca di quella porca. No, davvero, il livello di cura di sto gioco è wow. Over 9000, veramente. Croft, rimettiti la cosa che magari non ti riconoscono. No, l'hai lasciata di sopra, ovviamente. Quindi l'armatura non ha più valore, perfetto. Ah, santo cielo. Oh! Oh, no. Sconfiggi guerrieri e seguaci del culto. Posso usare le armi da fuoco. Oh, che bello. Adesso posso usare pure io le armi da fuoco. Bravo, bravo, indaga, indaga. Guarda a questo lato, io l'ho vista da questo lato. Prova a venire, dammi una mano a controllare. Ok, nessuno ha visto nulla, cominciamo bene. E l'abbiamo anche perquisito. Troppa gente. Troppa gente, non hai visto niente. Signore, può farsi i cavoli suoi lei lassù? Ok, sono finalmente riuscito ad allontanarmi, perché c'era una riunione in quella siepe che era una roba incredibile. Peraltro dovremmo poter finalmente usare quelle boie di frecce esca, che dovrebbero tipo esplodere in una nube di veleno e via dicendo. Guardalo, guardo che devi venire a rompere la ciolla qui. Guardo che devi venire a rompere la ciolla qui. Così non posso usare le frecce esca, porca di quella porca. Mi hanno visto un attimino, sì. Senti, passiamo al fucile a pompa a sto punto. Decisamente molto meglio, molto più. Signore, gradisca un po' di fucile a pompa, guardi. Una botta di futuro, aiuto, aiuto, aspetta. Aspetta, c'è troppa gente. Signore, porti pazienza. Oh, che schivone, complimentoni. No, non rompere la ciolla, su. Bravo tizio. Buoni, tate, buoni. Ok, brava la mia pistolettina che mi serve fedelmente. Sta arrivando un furbacchione. Sta arrivando un furbacchione, via di qui. Aspetta, aspetta, aspetta. Sorpresa, olè. Ok, ogni tanto faccio anch'io le kill un attimino più stealth. Tizio in parte non mi ha visto. Ma mi hai visto, ma santo cielo, te l'ho ucciso in parte, furbacchione. Aspetta che c'è Capitan Furbizia qua. E ci muore malo malo. Qui c'è un tizio in parte a coso esplosivo. E ci muore malo malo. A posto. Non so quanta gente ci sia ancora. C'è ancora qualcuno da affrontare? Buongiorno. Io è a posto. Ok, è stata un pochettino caotica come azione, lo riconosco. Move. Ok, ho depredato anche i loro corpi. E adesso fuori di qua. Chi lo va a dire, Ezzi, che sua madre è morta? Sono giù al molo. Ti vedo. Ehi, sono quasi pronto. Arrivo. Bella, quello è il nostro mezzo di locomozione. Jonah, l'ultima volta che abbiamo navigato assieme non è andata molto bene, Dov'è Unuratu? Dov'è Unuratu? Perché l'hai detto due volte? È morta combattendo. Donna. Già. Mi doveva 50 euro. Ciao, futuro re, anzi, attuale re. Tua madre si è sacrificata. Ma questo è l'amuleto del capo. Eccoti un bel posto di lavoro, divertiti. Ti appartiene adesso. Vedi di fare un buon lavoro, tizio, L'eclissi si avvicina. Se non ridiamo vita al sole. Troverò lo scrigno. Non lascerò che il culto di Kukulkan mi preceda. Cominciate a preparare la camera ardente. La regina vivrà per sempre dentro di noi. Ucho. Aiutali con la battaglia. Perché l'avete chiamato Occio? Ci prepareremo alla battaglia. La ribellione vincerà. Torneremo con lo scrigno. Minchia, si è ripreso in fretta, ragazzino. Ehi, tua madre è morta. Va bene, nessun problema. Allora sul nuovo re, tu fai quello, tu fai quell'altro. Sta attenta. Saremo pronti al tuo ritorno. Grazie, Occio. E adesso? Torniamo a Kuakeyaku. Ci raduniamo e ripartiamo da lì. Oh, si torna alla civiltà. Mamma mia, oh.
tutto questo per un altro enigma. È così che funziona. Cosa diceva? Il cuore del serpente è nella coppa, tra i volti di pietra. Beh, è meglio di niente. Beh, i volti di pietra sono statue di sicuro, di poco sì. Ma sicuro? Dobbiamo trovare lo scrigno e farla finita. Oh, sento rumore di elicottero. Che cos'è? Un elicottero, tizio. Oh, ma dai. Beh, un po' di sfiga ci voleva. Io te l'ho detto, Jonah. Non usare mezzi di trasporto assieme alla Croft. Caboia. Cioè... Ah, Croft! Ah, oh, in pieno braccio. Il dolore immane. Stai buona, Croft, che se siamo fortunati ci siamo liberati di Jonah. Perché dico che non ci sono piragne in zona, più che altro. In effetti la Trinità era un po' che ci aveva lasciato, tra virgolette, stare. Olè, va tutto bene, va tutto bene. Siamo di nuovo in mezzo alla giungla. Ah, ci dobbiamo rattoppare di brutto, però. È anche fortunata che il proiettile non ha preso un osso, se no le avrebbe rotto il braccio, porca di quella porca. Lì sarebbe stato veramente un bel problema. Jonah! No, Jonah non c'è. Jonah! È andato via. Dimmi che è passato da parte a parte almeno il colpo, se no dobbiamo tirare il proiettile. Guarda un po' chi si vede. E che culo. Non chi sei? Muoverti. Ciao. Non provocarmi. Non è giornata, tizio. Au! Oh, oh, è una donna. Ha un po' di rispetto, tizio. Aia. Ah. Oh, guarda che grinta nonostante c'è un proiettile nel braccio. Tizio no, tizio no. Oh, sa combattere anche il tizio comunque. Ah, vai Lara, vai Lara. Vai Lara, ti do una mano premendo E anche se non serve. Aia. Questa è stata un'uccisione molto violenta e personale, Croft. Che peraltro sono riusciti a trovarla in culolandia in mezzo alla giungla, ma vabbè. Che cacchio. È scivolato chiaramente su un coltello, cose che capitano nella giungla. È la foresta dei pugnali volanti, lo sanno tutti. Oh no, ma porca di quella porca. Ok, pozze di fango, buono, ci possiamo mascherare un attimino, meglio che niente. Anzi, Croft, scusi l'ignoranza, come faccio a farle rimettere il vestito, quello del leopardo, che ci permetteva di rimanere un attimino più coperti? Quanta gente ci sarà da ste parti? Allora, intanto vediamo di cosarci con il fango. Perfetto, questi saremo più difficili da riconoscere. Se avessi una zona alta non sarebbe male. Se no, però adesso comunque avranno difficoltà a trovarci qua in mezzo. Oh, volete ridere? Non ho l'attrezzatura di Lara, non ho la pistola e tutto il resto. Vai, fermati. Ah, oh, che due maronzoli. Quindi devo cercare di far fuori tutti in maniera molto stealth. Mi prendi stra in giro. Appena i tizi ci danno le spalle, io mi faccio tattico. Gli si arriva da dietro a coltellata rapida, Croft. E poi di nuovo ci nascondiamo. Ok. Ok, vediamo un po', ci sono due tizi di qua, forse un paio dall'altro lato. Attenzione, attenzione, sto tizio non lo sta guardando nessuno. Tizio, venga, venga qua nel cespuglietto, che bellissimo. Ok, quindi mi resterebbero sti due tizi qua. Uno scrigno magico. Ma che ti frega, ti pagano a non rompere la ciolla. Allora, possiamo usare questi per fabbricare le fumogene. Con le fumogene li posso non solo distrarre, ma probabilmente anche secchire. Vai. Ok. Perfetto. Veloce Croft. Veloce Croft. Accoltellamento 1. Ok. Croft, più rapida. Dobbiamo coltellare quel secondo signore. Ok. L'ho intravisto nella penombra. Sì, nella penombra, nella nebbietta. Non vedo niente. Aiuto. Guarda la Croft. Croft, hai un'aria orribile. Ok. Dovremmo aver stecchito praticamente tutti. Aspetta, guarda se c'è un po' di risorse da utilizzare. Buongiorno, signore. Come va? Vuole un bel abbraccino? Eccolo qua. Un po' di amore e comprensione. Attenzione. Lara Croft. Siamo troppo. Chi è Lara Croft? Doveva essere un'operazione di ricerca. Siamo troppo pochi. Parliamoci e vediamo di fare il possibile. Io vado laggiù, tu resta qui. Siete veramente troppo pochi, ragazzi miei, Aspetta che nessuno vede nulla. Veloce Croft. Ok, ci sono un paio di tizi lì. Un signore poco furbo. Signore, mi si avvicina verso il cespuglietto cortesemente? Signore dice di no, che non si avvicina. Vabbè, allora vengo io da lei, ok, a posto. Là ci sono un paio di tizi. Ma vabbè, dettagli. Aspetta che non sono più mimetizzato nel fango. Quando sono passato nell'acqua, giustamente il fango si è tolto. Ok, ora dovremmo stare a posto. Piano, 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 evitiamo di farci pigliare. Ok, il tizio è tornato lì di prima. Io intanto mi sono fabbricato una molotov e mi sento in vena di fare uno scherzone. I miei scherzi sono sempre i migliori, Ok, a posto.
Tutto bene, quel che finisce bene. Buongiorno, scusate, vi depredo giusto un attimino, portate pazienza. Signore, era anche in parte all'acqua, si poteva anche buttare e magari salvare. Vedo un accampamento lassù, buono. Mi sa che la Croft dopo la morte di un urato si è incazzata un attimino. Oh, il terremoto? Adesso? Oh, merda. Oh, 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 oh. No, era l'inizio del terremoto. Porco cane. Il terremoto che... quello finale sarà probabilmente qualcosa di grande e potente. Non ho capito se i cataclismi sono dislocati in una zona precisa. Buongiorno, accampamento. O sono in tutto il mondo. Area petrolifera. Ok, buon salve. Mi faccio raccattare un po' di cosine. Oh, e almeno abbiamo anche l'accampamento. E mi dovrei poter potenziare anche le armi. Buono. Croft, cortesemente, un monologo veloce, veloce me lo faccia. Cosa diavolo dovrei fare? Un urato è morta. Rurka le ha sparato alle spalle. Non ho lo scrigno. E Jonah. Dio, se dovesse succedere... magari Lara, ma non abbiamo ste fortune, mi sa, eh. Ma vabbè, non possiamo piangere sul Jonah perduto, come dice il proverbio. E ah già, non c'ho le armi. Giusto. Non c'è una ciolla di niente, però scusa un secondo. Io comunque la cosa qua della pelle del leopardo, anzi del giaguaro, scusate, me la rimetto. Sì, prima devo aver detto leopardo sicuramente. Ok, così mi notano già un attimino di meno. Abilità, 3 punti disponibili. Posso finalmente farmi le granate tossiche. Ale, alleluia. E niente da fare, finché non ritrovo il mio equipaggiamento dovremo andare avanti al coltellino, la piccozza e basta. La gioia. Ciao, che provo. Ciao. Parla. Sospettavo che curiosassi nelle mie comunicazioni fin dal Messico. Ma no, è un'impressione. Rourke. Comandante Rourke. Tu ascoltavi me e ora io ascolto te. Entra davanti? Un'altra scossa premonitrice. Quella cos'è? Com'è sentirsi responsabile di tutti questi cataclismi? Di questa sofferenza? Ma no, è un'imbrazione. Sì, cosa ho fatto? La tua espressione quando Dominguez te l'ha detto. Ma volevi averlo a tutti i costi, quel pugnale, vero? Grazie, Rourke, è stato un piacere conoscerti. Quindi siamo proprio in parte della zona petrolifera con tutti i tubi pieni di petrolio. Come fanno a saperlo? Croft è riuscita a sfuggire agli uomini sulla spiaggia. Non deve ricapitare. Rastrelliamo la zona. Trovato niente di interessante nel nuovo carico? Oh, bello! Visori termici, signori. Faccio strada. Come visori termici? No! Che faccio io adesso? Dove vado? Mi prendi in giro? Come faccio a far fuori la gente? Merda. Falso positivo. Era una scimmia, cretino. Ok, piano, Croft. Nessuno aspetta che nessuno guarda il tizio, aspetta che nessuno guarda il tizio. Scusi signore, mi presta il fucile cortesemente. Ok, prendigli il fucile. Prendigli. Gli hai preso il fucile, Croft. Perché non gli hai preso il fucile, cretina? Uccisione furtiva a tua nonna. E prendili quel boia di fucile o il visore termico o cose del genere. Tizio, hai finito di fare la pausa cicchetta? Te l'ho detto che il fumo fa male alla salute, t'avevo avvertito. Ok. E ora mancano i due tizi là dentro. In teoria posso tirargli la fumogena, che mica sarebbe una... mica mi dispiace. Il tiro non è ideale, ma me lo faccio bastare. Vediamo un po'. Ok, presi comunque. Presi comunque, bravo tizio, fuori uno. E manca il furbacchione di Croft. Gli prendi le armi però cortesemente. Cioè, hanno tutti i fucili d'assalto e altre cosine. E la Croft dice no, fotte sega. Scusate, la vedo racciola di riette. Io rivoglio le mie di armi. Avrei potuto anche spaccargli il coso. Ma dimmi te. E così sarebbero venuti fuori. Comunque, ma vabbè, tagli. Ok, mi sono depredato anche la loro basetta qui. Vai, Croft. Vediamo un po'. Prima o poi ci ridaranno le armi. No. Oh, 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 oh. Se diventano usare tutti i visori. Eludere la visione termica. Usando il fango, Lara può neutralizzare l'effetto della visione termica dei nemici, restando quindi nascosta nella vegetazione. Ok, datemi un po' di fango, cortesemente. Molto gentile. Fa bene anche la pelle, Croft. Vedi che ti mantieni bella e giovine. Quindi ora posso stare tranquillamente all'interno dei cespugli. Il problema è che se... buongiorno signore, venga con i cespugli con me. Dicevo, il problema è che se passiamo nell'acqua, invece verremo lavati dal fango. Ok. Allora, c'è un po' di gente laggiù, un po' tanta gente laggiù. Dobbiamo sbarazzarci di loro in qualche modo. Potessi farmi qualche molotov gioco? Mica mi dispiace che un paio ne siluriamo al volo. Bravo tizio, non sei molto furbo. Guarda che nessuno l'ha visto. Oh, 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 aspetta, qualcuno ha visto cose? Qualcuno ha visto cose per un secondo? Qualcuno ha visto cose per un secondo? Aspetti, è giallo anche lei. Sì, formazione a diamante tuo cugino. Anche questo è morto. Ok, alla grande. Anche quest'altro signore mi è arrivato proprio dritto nel cespuglio. Olè. Cioè, questo cespuglio c'ha 76 cadaveri e sarà bello concimato. Ok, ora mi arriva l'altro signore, che è quello più pesante. Ah, venga, 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 venga nel cespuglio. Guardi, c'è il festino praticamente. Ok. Oh, oh, oh.
Dimmi che arriva qualcun altro. Ma allora siete scemi. Dai. Vieni qua, vieni con noi, vieni con noi tizio. Vieni, vieni, vieni che ci stiamo divertendo. Ok, altro tizio in giallo che mi passa da queste parti. Perfetto, c'è qualcun altro? C'è l'ultimo signore laggiù, che peraltro è in giallo, quindi lo possiamo sorprendere. Ma da un altro cespuglio, cambiamo cespuglio per par condicio, eh. Oh, non c'era più spazio, tizio, te ti devi fare il festino da solo qua. Erano tutti? Perché ho fatto tipo le stragi, porca di quella porca Croft. Sì, si è tolta lo schifo di fango. Porco cane, ne ho silurati una quantità incredibile di gente. Ma dimmi te. Penso che il caro buon capitano Rourke capirà che non deve rompere la ciolla alla Croft, perché gliene abbiamo silurati di soldati negli ultimi minuti. Oddio. No. Ho scorreggiato. Sì, ci sono anch'io. Non usare questo canale. Cosa? Ci ascoltano. Okay. Ammetto che questa parte è così stealth e un pochettino forzata, dato che qualunque persona con un minimo di buon senso avrebbe preso le armi dai cattivoni di turno, eh. Ma vabbè, dettagli, cosa abbiamo trovato? Salve, ho un arco che potrei chiurlo. L'hai lasciato qui dal 1822, ma ovviamente è in condizioni perfette. È la ricetta di un amicinogeno, usato a volte in guerra. Ok. Oh mio Dio, se i soldati si sparassero tra di loro sarebbe pratico. Non è proprio moderno e faigo. Ok, ci accontentiamo. Il bambù non mi dà troppa fiducia. Perfetto. Se lo spalmo sulle frecce potrebbe darmi un vantaggio contro la Trinità. E ci ha sbloccato un'abilità che si chiama paura del giaguaro. Le frecce del terrore inducono i nemici ad attaccare i propri alleati. Guarda, neanche detto. Guarda, neanche detto. Quindi, se scorro, abbiamo queste e ce le possiamo craftare. Però usa un bel po' di allucinogeni. Porco cane, solamente un paio. Però se si sparano tra di loro, oh, della serie, perché no, eh. Però è pieno zeppo di insetti che ci aiuteranno a craftare almeno gli allucinogeni. Qua possiamo imparare un pochettino di lingua, tanto che ci siamo. Brava Croft, studia tua. Intanto c'è Giona lì che lo stanno torturando, ma vabbè. Allora, abbiamo trovato un resoconto di Lopez. Vi ricordate quello che si è preso praticamente lo scrigno 400 anni fa? Per me, la Trinità può marcire nella giungla. E per quanto riguarda l'imperatore di Paititi, beh, neanche lui riesce a capire cosa sia realmente questo scrigno. Ma io sì. Non dovrebbe essere usato da chiunque. Solo i più puri tra noi dovrebbero avere accesso all'immenso potere dello scrigno d'argento. Per questo devo nasconderlo. Quindi, se l'ha preso uno spagnolo, probabilmente l'ha riportato... Non so da dove venisse Lopez, onestamente. Ma sarebbe un buon punto in cui cercare. In un luogo, ovviamente, con delle statue. Secondo l'indizio che ci avevano lasciato. Squadra Tau. Oh no. Croft dritta verso la vostra posizione. Ripeto, Croft dritta verso di voi. Sì, sì, tanto non è che ne restino molti, eh. Ok. La prenderemo. Scusate l'ignoranza, ma se spariamo la freccina del giaguaro al signore laggiù. Signore, che fa? Aia. Aia. Vediamo un po' a sparare agli altri. Oh, pratico. Bravo, tizio. Ok, ora cortesemente se mi vieni qua sotto. E poi muore anche lui? Ah, non lo devo uccidere io. Ma è bellissima stabilità. Vabbè. E vabbè. Il The Long Gamer non approva di più. Signore, buongiorno, come va? Tutto bene? Direi di no. C'è un altro tizio laggiù, riuscite a prendergli anche almeno il collo? Ok. Un buon colpo. E ho visto delle guardie laggiù. Potrei anche tentare di pigliarne... Ah, aspetta, ho l'attacco doppio, che pirla. Ce la fai a puntarmelo, tizio? Vai, Croft, attacco doppio, mi ero completamente Come fai a saper sopravvivere? Tanta gente. Ok, un po' meno gente. Signore, stia buono. Aspetta, c'è tutto il caschetto, porca di quella porca. Vai, 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 colpo alla testa. Arco cane e ok. Allora, facciamoci tattici e li aspettiamo al varco. Eccolo qua. Chi è il cacassotto? Scusa, tizio. Chi è il cacassotto? Aspetta che c'è altro tizio laggiù. Oh oh, mi ha visto un attimino. Mi ha visto giusto un attimino. Croft, vai sull'albero, veloce, veloce, veloce. È tutto qui quello che sai fare. Tutto quello che so fare? No, posso anche arrivarti dall'alto volendo, eh. Cioè, se preferisci. Salve signore, verrebbe un attimino più sotto la mia sporgenza, cortesemente, ancora di più. Perfetto, lei è una persona molto gentile. E dato che era in giallo, credo fosse uno degli ultimi. Peraltro Croft dovrebbe avermi accumulato grandi risorse di denaro, voglio dire. Buono, e abbiamo silurato un'altra squadra di Rourke. Non so quante gliene restino ancora. Fammi Croft, avanti, perfetto. Cioè, queste sono tutte zone per evitare che gli NPC passino attraverso una mappa o l'altra, ma vabbè, dettagli. Direi che ci stiamo avvicinando parecchio a giudicare dalle fiamme. John, non rispondi, ti prego. Non risponderà, Lara. Come mai? Ma cosa? Morto. Vuoi no! Aggiungere il tuo amico John alla lista delle persone che hai sulla coscienza? No, 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 fuori dalle palle! Oh! L'inferno, Rourke. Tranquilla, non è morto. Vuoi recuperare il corpo e alla raffineria. Non l'ha ucciso, non l'ha ucciso. Devo apprenderti. Lo voglio usarlo solo come scusa per attirarci.
E la Croft ci casca perché è furba. Oh oh, mi sa che siamo arrivati alla struttura. Croft, occhio, che qua ci potrebbero tendere un'imboscata facile facile. Ma guarda un po', imboscata facile facile. Corri. Oh, i prigionieri sono stra ben equipaggiati, eh. Ma porca di quella porca, Croft. Ho visto una cordicina prima. Io userei la cordicina molto rapidamente. Via. Wow, 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 wow. Ma siete scemi nel cervello. Croft, corri, corri veloce. Ah, 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 ah. Buongiorno, è un piacere rivedervi. Croft, oh, 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 oh. Scala velocemente, scala velocemente. Oddio, ti hanno fatto saltare tutta la struttura. Ma sono scemi nel cervello, sti tizi. Ok. Oh, 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 ma è un posto con del carburante esplosivo, cretini. Oh, oh, Croft, Croft, togliamoci di lì molto rapidamente. Ok, ok, forse qui per un po' siamo al sicuro. Il problema è che c'è quel cavolo di elicottero che ci sta gironzolando attorno. Oh, 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 oh. Ok, ok, questo ci blocca un attimino i proiettili. Ok, buon salve, indovado. Non sono mio dove voglio andare. Ok, andiamo di qua. Vai, Lara. Vabbè, vabbè. Passiamo da quest'altra parte. Croft veloce che viene giù tutto. Croft veloce che viene giù tutto. Ok, ok, ok. Sala sulla corda, sulla corda. Sulla, sulla corda, sulla scala. Non riesco nemmeno a far commentare, tanto mi si spinge il buco del chiulo. Peraltro il tizio dell'aereo c'ha una mira de merda, voglio essere onesto. Ok, ok. Veloce, veloce, Croft, salta su. Salta su. Perfetto. Oddio, ma sei scemo. Oh oh, Croft, Croft. Oddio, dimmi che c'è qua sotto. Ah, che gran botta di chiurlo. Però davvero, Croft, che giornata di merda, Sono l'unica che può. Guarda lo sguardo, guarda lo sguardo. È ancora più incazzata e motivata di prima la Croft. Scappa, tizio. Tizio, scappa. Porco cane, come è cambiata dall'archeologa spaventata del primo giochino. Mio Dio. Ciao. Morirai male, probabilmente. Sai, vero? No, lascia stare. Arrenditi che è meglio. Ecco qua. Ecco qua. Lara Croft. Mi sa che sei diventata la Tomb Raider finalmente, Cioè, non è che abbiamo raidato tante tomb, ma abbiamo ucciso un po' di gente, risolto un po' di enigma. Poi, E mo mi vendico io. E mo mi vendico io, porca di quella porca. Ok, sta arrivando gente dovunque. Occhio, Croft. Aspetti, aspetti, che fai? Oh, no, le molotov. Allora, c'è un tizio laggiù, un altro signore là. Aspetta, che quest'arma non è che sia proprio la precisione fatta arma. Ok, aspetta, c'è un signore che sta arrivando. Signore! Però spari anche attraverso i materiali, Allora, un altro tizio laggiù. Aspetta, 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 c'è gente che è sopra. Buongiorno, buon salve, aspetti. Ti manca lei la copertura, signore, la copertura. È andata di cervello. La Croft è partita male di cervello. Sono stato richiamato a Ken. Winters, Croft è tutta tua. Ma no, ma come? Rurk, non mi scappare, bastardo. A quanto pare la battaglia è rimandata, Rurk. Ma tanto ti trova la Croft, fidati. Uè, uè, aia, che pacca. Croft, tutto bene? Era scriptato o no? Perché mi sono caccato che voi non ci avete idea. Salve, signore. Ma che copertura del menga. Cioè, l'unico che va un attimino in copertura, ma ci è andato veramente da schifo. Peraltro pare che finalmente abbiamo un mitragliatore con un caricatore decente. Ah, sembra che siano tutti dall'altra parte. Croft, mi dovresti cambiare spalla, tipo. Buongiorno, signore. Buon salve anche a lei lassù. Aspetta che c'è un altro tizio anche qua. Scusi, c'ho la mira de merda. Porti pazienza. Ah, no, potevo anche fare così, davvero? Attenzione che quello fa un bel botto. Ui, là. Pacca, aiuto. Oh, no, il tizio dell'elicottero non vale. Croft, occhio. Croft, occhio. Accatami anche un po' di colpi. Aspetta un secondo. Facciamo fuori tanto sti tizi, che è già un buon punto di partenza. Ok, no, Croft giù. E vabbè. Questo come lo buttiamo giù, Croft? Qualche idea? Aspetta che è arrivata altra gente. Allora, facciamo fuori intanto i tizi qua. Non riesco neanche a vedervi, è così scuro che se no mi sparate non riesco a vedervi. Cacchio, 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 cacchio. Allora, devo continuare a far fuori i tizi, perché ho visto che di tanto e tanto esplodono parti della struttura qua. Lara, curati un attimino. E quindi lui rimane danneggiato. Aspetta che c'è un tizio là. Signore, mi ci muoia cortesemente. Guarda gente che sta arrivando. Guarda gente che sta arrivando. Croft, fare fuori un po', curati anche. Oh mio Dio, non riuscirò a affrontarli tutti di sto passo. Ok, questi sono protetti, ma ci vanno giù comunque. Ui là, tizio, occhio alle esplosioni. Oh oh, oh oh. Sì, ma non sei furbo, Cioè, stai in parte in una raffineria che sta esplodendo. Capitan genialità, a quanto pare, è arrivato. Lara, tutto bene? Non ti vedo molto messa bene, Su, su, non era quello che volevi? Tipo trucidare tutti i tuoi nemici, avversari, farla pagare a tutti?
Mi sa che è tornata in modalità essere umano. Gli è finita la rabbia suprema. E dalle fiamme... Stavo per dirlo! E dalle fiamme emerge Jonah. Buongiorno, capitano inutilità. Guarda, anche lei è triste della serie. Perché è tornato? Me ne ero liberata finalmente. Non lo sopportavo più. Cioè, scusa, guarda che ne hai ucciso ormai di gente per sentirti in colpa, ragazza mia, eh? Ehi. Tutto ok? No, sei vivo, Jonah. È un problema. Sto solo peggiorando le cose. Non è vero. Ehi, non è così. Possiamo farcela. No, è un mistero come ce l'abbiate fatta fino adesso contro soldati addestrati e via dicendo, ma vabbè. Forza. Dove andiamo? Dobbiamo muoverci. Non lo so, Jonah. Com'era l'indizio? Cuore di serpente, qualcosa... Il cuore del serpente si trova nella coppa tra molti volti di pietra. E di che tipo di coppa stiamo parlando? Una specie di calice? Un calice, non è proprio Maya. Perché l'indizio non è Maya, genietto. È di Lopez, magari? Aspetta, non è Maya. Infatti... Devi solo capire dove si può usare un calice. L'indizio è stato lasciato da un missionario del 17° secolo. Minchia, ci sono arrivato io. Andres Lopez, un gesuita. Il serpente nel calice è il simbolo di San Giovanni, un luogo sacro, cristiano. Ecco dove si usano i calici, una chiesa. Tipo una chiesa di San Juan. È un nome piuttosto comune. Saranno decine. Ma non raggiungibili a piedi da Paititi. Ma andiamo, la strada è di qua. Possiamo uscire e chiedere a qualcuno. Sì, ma scusate, prendetevela con un po' più di calma, tanto la Trinità non ha la più pallida idea. Come farei senza di te? Peccato, per fortuna che Jonah è vivo. Ok, era così quando siamo arrivati, eh. Cioè, non parliamo del danno ambientale di tutto sto casino? Petrolio in giro per la foresta, i fumi di schifi che bruciano qua. La natura rara ti ringrazierà tantissimo, perché di quella porca, oh. Oh, è finalmente almeno il giorno. Che poi quando vedo così mi sembra tipo di vedere vulcani. Dico, dai che c'è un'altra eruzione. Aspetta, era prevista un'eruzione vulcanica ora che ci penso. Oh no. Ma che bel posticino almeno. No, davvero, l'ho detto mille volte, ma sto gioco l'ha curato in una maniera incredibile. Missione di San Juan, Perù. Oh, mio Dio, qui forse qualcuno non ci sparerà per 5 minuti. Eccola lì, la chiesa di San Juan. Oh, è stata gentile sta tizia comunque, eh. Cioè, ancora non mi sei simpatica, voglio essere onesto, però dai. Guarda che danni. È stato il terremoto? Dividiamoci, cercherò tracce di Lopez. Lei ancora con la coda del giaguaro addosso. Vediamo cosa... La mia amica Sara è un'archeologa, lavora qui vicino. Volete andare a chiederle se sa qualcosa del vostro enigma? Sarebbe può essere? Guarda che posticino. Tanti danni deve aver fatto sto boi di terremoto, eh. Ah, un mercante. Sì, Sara, sono contento per Sara. Scusi, salve signora mercante. Sei venuta alla missione in cerca di salvezza o dei suoi segreti? Lì è una riga di cazzi miei. Non saprei. Forse entrambe le cose. Ma attendere che la vita decida per noi è un lusso da giovani. Un tempo vivevo anch'io così. Senza me. Ma poi mi sono buscata una freccia su un ginocchio, la so signora, avanti. Come? Ah, in un certo senso. In un certo senso. Posso darti un consiglio? Non buscarti frecce sulle ginocchia. Scegli prima che siano gli altri a scegliere per te. Grazie sconosciuta che mi dà consigli di vita. Ma basta con questi discorsi. Ti interessa qualche affare? Ok, grazie. Mi ha fatto passare la voglia però, onestamente. Ih, guardarmi che c'ha peraltro. Alara, vediamo di vendere tutto sto popò di roba. Solo 1000. Non te ne pentirai, credimi. Ok, perfetto. E qua 500. Allora, abbiamo uno strozzatore per fucile a pompa che riduce la dispersione del colpo. Questa non è che mi dispiace, onestamente. Il portacartucce per il fucile a pompa, dannazione, anche questo sarebbe figo. Ma porca di quella porca. Abbiamo un fucile mitragliatore e sparare all'impazzata. No, fuoco rapido, no, cadenza di tiro non mi interessa perché avrei un tiro un po' più preciso. E un silenziatore che va bene solo sul wasp. Allora,
Lo strozzatore lo prendiamo perché va bene su tutti i fucili, così riduce un pochettino i cosi. E anche il portacartucce, che un paio di munizioni in più non ci sputo. Buono, il problema è che abbiamo finito i soldi e quindi non posso comprare altro. Oh, i lama, mio Dio, non posso tirare fuori l'arco, vero? No, porca di quella porca. Vabbè, sto posto è grandino comunque, eh. E pian pianino la gente si dà una mano per cercare di rimetterlo in sesto. I vecchi che raccontano le cagate ai bambini per dargli un senso di educazione, ma vabbè, dettagli. Allora, troviamo sta tizia che si chiama Sara, che è da quella parte di là. Sei quella, Lara? Lara Croft. Mi conosci? Allora, ti ho riconosciuta dalla foto. Come mai ti interessa questo posto? Sto seguendo un enigma. Il cuore del serpente è nella coppa tra i volti di pietra. I volti di pietra? Anch'io sono qui per quelli. Allora, sei la mia nemica numero uno. Non voglio starti i piedi. È il serpente nella coppa che mi interessa. Beh, posso dirti che quei volti sono qui da almeno 400 anni. Ok, dei tempi di Lopez. Secondo i documenti della biblioteca sono dei guardiani. Okay. La leggenda narra che sorvegliano una cripta segreta. Ok. Una cripta? Non siamo mai riusciti a trovarla. Come immaginerai, questa cosa fa impazzire i cercatori di tesori. Maledetti cercatori di tesori. Ma se la famigerata Lara Croft è in gamba come dicono... Beh, se dovessi trovarla potresti anche farmi un favore. Dovrei cominciare dalla biblioteca. Sì, si trova dalle parti del cimitero. È uno degli edifici più vecchi. Non dimenticarti di me se trovi qualcosa. Guardi, non è che faccio le lemosine in giro, porca di quella porca. Ok, ci ha dato comunque un indizio buono. Lara, hai trovato nulla? L'amica di Abby ha parlato di una cripta vicino alla biblioteca. Ci vediamo lì. Ok, presumo che la biblioteca sarà la grande struttura centrale, ovviamente laggiù. Come al solito non mi metto a parlare con tutti per adesso. Davvero hanno curato tantissimo anche questo posto. Qua ci sono i bambini che giocano col gesso a saltare il lino, lì come boia si chiama, adesso non mi ricordo. Qua ci sono cose da depredare perché sono una persona orribile e svaligio la casa delle persone. Ci sono bambini che scivolano invece di camminare. Ok, tu sei ricordato di camminare, bravo. Ma perché becco sempre io e Bug? Ma porca di quelli per porca. Ok, quindi dobbiamo entrare di qua. Quindi c'è una cripta qui nei dintorni. Ovvio. Cripta segreta. Perché segreta? Ogni volta che c'entra Lopez c'è sempre qualche tranello. Hai ragione. E tu? Hai trovato qualcosa di interessante? Un insetto gigantesco. Sette passi più vicini a Dio. Chissà, magari sarà utile. Quindi io devo entrare in biblioteca. Però scusate, un falos da qualche parte. Neanche unos. Ovviamente mi metto anche a depredare i cimiteri moderni delle persone. Croft, ho capito Tomb Raider. Non dico di no, ma ha un po' di decenza umana fra le altre cose. Il coso qua è chiuso. Ma vabbè, allora vediamo di entrare nella biblioteca. Bellissime peraltro queste strutture, mi hanno sempre affascinato, eh. Te, Giona, mi raccomando, non muovere il culo. Ah, viene anche lui, ma come? Oh, questa è la biblioteca? Da quant'è che non ci viene nessuno a pulire? Vuol dire che ci siamo, no? Ok, quindi dobbiamo trovare la cripta segreta. Sento qualcosa, ci siamo quasi. Cerchiamo in giro altre tracce di Lopez. Va bene. Scusate, ma col terremoto si saranno anche danneggiate le cose. Sono state scritte dal fondatore della setta di... Ok, e qua cosa... Perché spacchiamo le cose? Lara, perché vuoi spaccare le cose? Aspetta, c'è qualcosa qua dietro, tipo dei dipinti? Nascosti dietro la muratura. Oh, buon salve. E sotto le sue ali troverai rifugio. Ok. Sotto le sue ali. Sotto le ali di un angelo. Vediamo se c'è una statua o un dipinto a forma di angelo. Beh, questo è un dipinto abbastanza maestoso in effetti, un Nerone e un'eclissi. Ok, c'è un'altra parte di qua. Cos'è? Gesù? Ok, vediamo se c'è qualche frase. Ah no, c'è una parte nascosta dietro. Scusa Lara, stai dissacrando tipo un coso di Gesù Cristo, ma vabbè, dettagli. Ok, e dietro Willa. Questa croce sembra provenire dal XVII secolo. L'avrà lasciata Lopez. Può essere, in effetti. Ok, c'era anche un secondo piano, in effetti. Vediamo un po'. No, vabbè. Era il coso in cui appoggiare la candela, così potevi leggere anche se non c'era abbastanza luce. Ok, qua vedo un altro dipinto. Butta giù Lara. Vedo un po' se ci dà qualche suggerimento. Leggi tutto. Il sole sarà oscurato e la luna non splenderà più. Giona, sono citazioni della Bibbia. Il sole sarà oscurato e sotto le sue ali troverai il rifugio. Ah. L'airone e l'eclissi. È vero? Cerca un airone e un'eclissi. Ma erano di sotto, che soluzione è? Lo sapevamo sempre dell'airone e dell'eclissi. Lara, abbiamo scoperto l'acqua calda. Vediamo un po' se ci sono altre cose qua in giro. Aspetta che non volavo di sotto. Quindi dobbiamo tornare qui al quadro iniziale. Oh, ma dai.
Adesso abbiamo notato che c'è una parte che possiamo abbattere. Cioè, non mi dire che era nascosto dietro il coso più ovvio. Ma porca di quella porca, che dovrebbe essere rimosso con molta delicatezza. Ma invece no, andiamo di picconaccio compulsivo noi. Ok, piano. E dietro l'affresco numero uno abbiamo parapapà. Vera Cruz, la vera croce. È quello che penso io. Oh, uno scrigno d'argento. Potrebbe essere. È inconfondibile. Gesù è caricato della croce. Sono le stazioni della Via Crucis. Ma ne mancano alcune. Prima del 1600 ce ne erano solo 7. Risalirebbe quindi ai tempi di Lopez. Voleva lasciare un indizio. Sì, è il suo modo di fare. D'accordo. Vediamo se c'è una croce qui da qualche parte. Sì, l'abbiamo già trovata. Mi sa che l'ho trovato la soluzione in ordine sparso. Ed ecco qua la croce, in effetti. In qualche modo. Ah, è vero, dobbiamo anche recuperare il pugnale. Oh, quello potrebbe essere un bel problemone, in effetti. Dominguez è un attimino cazzereccio. Trovato niente? Sì. Gesù è caricato della croce. Bisogna sollevarla. Ma si vedeva lontano un chilometro che c'era un meccanismo. Io non volevo dirlo, magari ho detto una pirlata. Vabbè. Ok, tutto questo. Oh, dopo 400 e passa anni ancora funziona tutto, eh. Ha funzionato. Più o meno tutto. Devi aprirla un attimino meglio. Tira, tira. Ok. Jonah, vai prima tu. Vediamo dove conduce. Ma che fettecchio, manda avanti prima lei. Col cacchio che Jonah rischia la propria vita. Lara, quel legno non mi pare molto stabile, eh. Lara, legno, 450 anni, crolla. Ok, i ragni, lo schifo. Ok. E olle, perfetto. Quindi c'era effettivamente una cripta sotterranea. Ui, è arrivato Jonah, si vede. Grazie. Seconda stazione. Gesù cade per la prima volta. E non sei Gesù, Jonah, ok? Buone, si conclude questo penultimo episodio di Shadow of the Tomb Raider. Con il prossimo, che dovrebbe uscire domani, le avventure della Croft giungeranno al termine. Preparatevi per un gran finalone, con tanto di boss battle, colpi di scena e via dicendo. Ma per questo episodio allora è tutto. Lasciate un bel mi piace, continuare la serie, condividete, fate crescere. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!